vi lascio solo un po' di esercizi, va bene? Allora fate pagina 235, il numero 3, il numero 4, il numero 5 e il numero 6, va bene? Sì. Ah, un attimo, mi dimenticavo. Lunedì troviamo Mario Castagna, vi ricordate? Viene l'autore di La notte delle manombre. Avete finito il libro? Sì. Allora, magari lo diciamo lunedì a Mario Castagna, si è contento. Avete preparato delle domande? Sì. Sì? Ma ti è piaciuto? Sì. 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 Ci vediamo. Ciao ciao. Buona giornata. L'Einstein De Lorenzo, Istituto di Istruzione Superiore di Potenza, quest'anno nell'ambito della rete lucana per la promozione alla lettura, ha avuto modo di far leggere ai suoi alunni del primo e del secondo anno il libro di Manlio Castagna, La notte delle malombre, un romanzo molto bello che tratta della tragedia avvenuta il 3 marzo 1944 nella Galleria delle armi nei pressi di Balvano. La notte del 3 marzo 1944, un treno merci carico di viaggiatori, per motivi ancora non chiariti, si fermò all'interno della Galleria delle armi. Il treno era dotato di due locomotori. I due macchinisti hanno pensato bene di dare una spinta inversa l'uno rispetto all'altro. Tutto questo ha fatto sì che il treno si fermasse e non potesse andare avanti e indietro all'interno della galleria. Il carbone che veniva usato in quel tempo, molto ma molto umido e di scarsa qualità, ha prodotto del monossido di carbonio all'interno della stretta galleria, che ha fatto sì che tantissimi o quasi tutti i viaggiatori, parliamo di circa 600 persone, venisse avvelenata da questo gas. Questa storia ci ha colpito così tanto che dopo la lettura del romanzo La notte delle malombre abbiamo deciso di fare delle ricerche in biblioteca. È stata un'esperienza molto forte, siamo abituati a fare delle ricerche su internet. Siamo entrati nella tragedia e abbiamo visto la disperazione di queste persone. Ad esempio, vicino al corpo di una donna, Antonietta Forte, sono stati ritrovati degli oggetti: un quadernetto, una foto, un portafoglio e due anelli, uno d'oro e uno d'argento. Questi oggetti dovevano essere venduti. La tragedia era proprio questa. Le persone erano già molto povere, ma per aiutare le proprie famiglie hanno trovato la morte. Una cosa che mi ha colpito molto è il fatto che questa tragedia sia passata inosservata dato il periodo storico in cui è successa, ovvero quello della Seconda Guerra Mondiale, più specificamente dopo l'armistizio. Un altro aspetto che mi ha colpito ancora di più è il fatto che le autorità e la stampa abbiano provato a insabbiare la faccenda dicendo che le persone a bordo erano soltanto dei contrabbandieri, quando invece non era così, ma erano presenti anche persone che magari volevano migliorare la propria situazione oppure aiutare le proprie famiglie. È stato raccontato che sul treno ci fossero solo persone povere che andavano in cerca di un futuro migliore, ma questo non è del tutto vero, perché c'erano anche persone come Vincenzo Iura. Vincenzo Iura era un noto medico che contribuì molto allo sviluppo della chirurgia. Si trovava a Empoli per prestare servizio durante un'infermeria locale e doveva recarsi a Bari per sostenere alcuni esami. Perse il primo treno e fu costretto a prendere il successivo, che era appunto l'8017. Arrivato alla stazione di Sicignano, il capostazione lo invitò a scendere
viste le indecenti condizioni del viaggio, ma Yura voleva continuare e venne fatto accomodare, data la sua notorietà, nella cabina del capotreno. Quello che inizialmente apparve come un privilegio, in realtà fu la sua condanna a morte. Ritengo che questa storia debba essere raccontata non solo per il numero delle vittime, ma soprattutto per ricordare le donne. Tutti noi sappiamo quanto è importante questa figura nella nostra vita. Di questa storia non ne sapevo nulla, fin quando non ho letto il libro. In un primo momento mi sono soffermata soltanto sul numero delle vittime e non su chi fossero. Come Antonietta Forte. Lei ha lasciato 5 figli a casa, già orfani di padre. Come lei, anche Giuseppina Campanile. Lei era un'esperta di viaggi, infatti sotto il suo gonnellone nascondeva il cibo e si lanciava dal treno in frenata in modo che non venisse scoperta dal controllore. Come loro, un sacco di altre donne hanno perso la vita e avrebbero fatto di tutto pur di aiutare la famiglia in quel contesto storico. Il treno 8017 era un treno merci e per questo non dovevano essere presenti i viaggiatori, ma così non fu, perché furono lo stesso venduti i biglietti. Questo mi fa pensare alle condizioni disagiate in cui viaggiarono per arrivare alla loro morte. Mi viene alla mente che nello stesso periodo e alle stesse condizioni furono deportati gli ebrei nei campi di concentramento. L'aspetto che mi ha colpito maggiormente è il fatto che quelle persone salirono sul treno quella sera perché in quegli anni di guerra era molto difficile trovare delle risorse. Questo ci fa capire quanto erano disperati e quanto erano difficili quegli anni di guerra. La strage di Balvano venne raccontata nell'immediato, ma venne raccontata male quando il giornale L'Ordine decise di fare una generalizzazione definendo tutti quanti i passeggeri di questo treno dei contrabbandieri. E anche un po' per via della guerra gli alleati decisero di insabbiare la vicenda e quindi non se ne parlò più. Ma con l'avvento degli anni 2000, grazie al saggio dell'avvocato Berneschi, intitolato Balvano 1944, si ricominciò a parlare della vicenda dal punto di vista storico. Il comune di Balvano nel 2017 decise di dedicare a tutti quanti i defunti nella vicenda una targa che li commemorava. L'arrivo nella vicina Balvano, dove il 3 marzo 1944 accadde la più grande tragedia ferroviaria d'Europa. Il treno 8017, partito da Napoli, pieno di legname e viaggiatori, non raggiunse mai Potenza. Nel suo destino, l'incidente nella galleria delle armi tra le stazioni di Bellamuro e Balvano, causato dallo slittamento delle ruote e che per via del monossido di carbonio sprigionato dalla locomotiva uccise ben 517 persone. Di Maio ha scoperto la targa fissa sull'attuale stazione, voluta dal sindaco Di Carlo a ricordo e come risarcimento morale. Ogni volta che passo vicino alla stazione ferroviaria, nei pressi della mia scuola, penso a tutte le tragedie che possono avvenire e alle persone innocenti che possono morire. Penso anche che se questa tragedia fosse avvenuta di mattina, sarebbero morti più ragazzi della mia età perché studenti pendolari. La strage di Balvano ci ha colpito per il massivo numero di morti, ma la totale incertezza sul numero preciso e riteniamo che debba essere raccontata e ricordata perché è il più grande incidente ferroviario italiano per numero di morti. Stop! Ottima! Bravo! Bravo!